Intanto il governo sta mettendo tanto denaro nella sanità, a differenza di quello che racconta qualcun altro. Il documento Economia e Finanza descrive un orizzonte di incremento della spesa sanitaria annuale mediamente del 2,2%, spesa che assurge nel 2027 a 147 miliardi, quindi molto vicino ai famosi 150 miliardi da tutti stimati come dotazione ottimale del nostro Fondo Sanitario Nazionale. È sufficiente? No, ovviamente, ma non è sufficiente soprattutto perché il nostro sistema di governo della spesa e di controllo della spesa non funziona. I buchi del nostro sistema sanitario sono assolutamente evidenti, il più importante di questi è la diffusa inappropriatezza prescrittiva sulla quale noi dobbiamo agire. Lo farà il governo, lo sta facendo il governo, e nel provvedimento per l'assorbimento delle liste d'attesa che sarà nel prossimo Consiglio dei Ministri c'è una parte molto importante che parla proprio di restituire appropriatezza alla spesa sanitaria. Ricordo a chi ci ascolta che questo termine appropriatezza, a volte incompreso, fa riferimento alla necessità di prescrivere in modo appropriato, cioè utile, cioè conforme alla spesa e al beneficio, sia esami clinici che farmaci. Su questo stiamo molto lavorando.